Ragazzi, prima di partire con il gameplay, vi rubo solamente un minuto per parlarvi dello sponsor del video di oggi, Instant Gaming, che ci supporta come sempre. Instant Gaming, come ben sapete, è un sito dove potete acquistare i vostri giochi sia per PC che per console, abbonamenti e quant'altro, con prezzi, come potete vedere, molto ma molto convenienti. Ragazzi, io come sempre vi lascio il link in descrizione, date un'occhiata, vi faccio vedere un pochino come è fatto il sito. Trovate naturalmente in home quelli che sono i giochi in tendenza, quelli più venduti magari in questo periodo, ma ci sono anche i pre-order, anche questi in sconto, e poi le varie categorie che cambiano man mano nel tempo. Naturalmente potete andare voi a selezionare, vedete qui sopra c'è la zona PC dove potete vedere giochi per Steam, per Ubisoft Connect, gli EA, eccetera eccetera, così come per PlayStation potete sia acquistare i giochi che ad esempio prendere delle carte per ricaricare il PlayStation Store, così come per abbonamenti che siano il PlayStation Plus o in categoria Xbox naturalmente il Game Pass, le Xbox Card, stessa cosa per quanto riguarda gli shop Nintendo. Quindi ragazzi, date un'occhiata perché come detto ci sono vari giochi in offerta, tantissimi giochi in offerta, potete anche fare una vostra ricerca, poi potete selezionare il gioco che vi interessa, scegliere magari l'edizione, se c'è l'edizione deluxe e quant'altro, e vedete che gli sconti sono veramente molto importanti. Altra cosa che vi ricordo è che ogni mese, sempre in descrizione, c'è sempre il link, oltre a Instant Gaming, c'è anche il link per poter partecipare ad un giveaway, perché tramite quel link appunto potete partecipare una volta al mese in modo totalmente gratuito per poter vincere un gioco a vostra scelta. Questi sono i vincitori dei mesi scorsi, scegliete un gioco, partecipate e ogni mese sarà estratto un vincitore. Partecipare non costa nulla, quindi dateci un'occhiata. Poi per il resto, come sempre ragazzi, io vi ringrazio se volete supportare il canale anche tramite gli acquisti su Instant Gaming, perché vi ricordo che appunto se acquistate tramite il link che vi lascio in descrizione supportate il canale e soprattutto voi risparmiate un bel po'. Poi è il momento anche adatto magari per fare anche qualche regalo, qualche gift card. Il momento è giusto, signori. Vi lascio al video. Salve a tutti, ragazzi. Bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Cities Skylines 2. Siamo tornati qui a Maccagnosa, signori. Mi raccomando, voi come sempre lasciate like, condividete e commentate per supportare serie e canale. Siamo nella zona nuova, diciamo. Qui zone commerciali. E si sta sviluppando, dai, si sta sviluppando anche questa zona. Lì c'è un po' di problematica, diciamo, di pendenza di strada, ma su via. Vuoi che non parcheggiano qua le auto? Va bene, i policemen, insomma, si arrangiano un attimino. Comunque, signori, siamo arrivati a 142.000 abitanti, siamo un attimino in perdita, siamo tornati in perdita, ma non fa niente, non fa niente. L'importante è che stanno bene i nostri cittadini. Poi andremo a fare un altro po' di casette, altre cose. In realtà qua dobbiamo fare un bel upgrade di queste case, di sti rompi maroni che si lamentano dei prezzi delle case perché non vogliono pagare questi affitti. Ma dimmi te, noi qua poi li facciamo le villette e li cacciamo. Scusate, ma se voi volete ne facciamo giusto qualcosina. L'ultima volta, ragazzi, abbiamo fatto anche il penitenziario. In realtà ne abbiamo fatti anche un paio, che in realtà sono comunque troppi. Però non fa niente, perché vogliamo stare parati. Almeno se ci vogliono portare dei detenuti da altre zone, noi siamo pronti ad accoglierli a braccia aperte. E quindi li mettiamo lì nelle nostre carceri, nel nostro isolotto, che potremmo chiamare altra cazz invece di Alcatraz. Insomma, so cazzi nostri. No, vabbè, in realtà abbiamo fatto anche delle belle carceri, nel senso, bella, tutto sviluppato, fatto bene, tutto bello per... Oddio, abbiamo smontato pure sta casa? Vabbè, sti cazzi in ciò momenti, allora. E adesso, visto che abbiamo quasi sbloccato tutto in realtà, ragazzi, poi se a voi fa piacere proseguire con Cities Skylines, magari quando avremo finito questa città potremmo anche fare un'altra città in modalità sandbox, cioè già con tutto sbloccato, in modo tale che calcolate che questa è stata la prima partita. Anche facendolo, ho voluto non fare la modalità sandbox per il semplice fatto che così sblocchi le cose man mano. Serve anche per imparare un pochino a giocare, a sviluppare la città all'inizio con cose un po' più modeste, e poi pian pianino inizia a sviluppare appunto, a sbloccare cose più importanti. È una cosa che naturalmente all'inizio
non dà alcun problema, ma alla lunga naturalmente i problemi ci sono, perché tu progetti una strada con le cose che hai all'inizio, mica pensi che un giorno mi servirà tot spazio per fare quello, perché sbloccherò sta cosa, che poi giustamente non sai neanche che cosa sbloccherai, quindi all'inizio è facile, poi ti ritrovi con delle problematiche che stiamo vivendo. Però ci sta, io preferisco giocare così questi titoli gestionali, cioè partendo con la modalità canonica, dove tu pian pianino sblocchi le cose e scopri, diciamo, quello che c'è da sbloccare, da scoprire, anche avendo poi, come detto, dei problemi più avanti, però non fa niente, insomma, si risolve, signori, abbiamo risolto tutto. Oh, possiamo dire che comunque abbiamo un'economia florida. I cittadini sono sempre e sempre stati felici, perché la faccina qua è sempre stata bella bella sorridente. Mo, per quanto ci possano essere delle problematiche, per quanto i servizi, diciamo, ma forse in realtà l'unica cosa che potrebbe essere un dito nel culo nel venire a abitare qui sono i trasporti, le strade e roba di viabilità, perché poi comunque ho cercato di mettere anche un bel po' di servizi, ospedali, policemen, pompieri, così, diciamo, sanitari per i cittadini. Abbiamo comunque cercato di fare un po' tutto per i nostri cittadini, quindi onestamente non si possono neanche lamentare più di tanto. Alla lunga abbiamo comunque cercato di ottemperare a quelli che erano i bisogni dei nostri cittadini, stiamo continuando a farlo, e vabbè, basta, sono tutti coglioni. Poi alla prossima proseguiamo con lo smantellamento delle villette che non sono più utilizzabili. Allora, qua qual è il problema? Chi è che è? I negozi? Sì, i negozi, e qua l'affitto alto. Vabbè, l'affitto alto attaccato al cazzo. In realtà qua si potrebbe fare... Qua c'era un problema di salita, se non sbaglio, qualora io volessi fare... Questa è una strada a 4 corsie, quindi in linea teorica sarebbe quella. Non so se ci fa fare un... oggetti sovrapposti lo so, però noi questo lo facciamo per poi avere la possibilità di... È storta, mi sa, o no? Mi sa di sì. Se faccio così... Però non so quanto si riesca a salire, credo veramente poco là, eh. Non riusciamo neanche a completare questo, no? No. Voi dite se può appiatti. Sì, si potrebbe appiatti, però... Vediamo, ormai la montagna abbiamo sfonnata qua. Vediamo un attimo, magari possiamo organizzarci un po'... Guarda, magari solo per questa zona qui... E neanche troppo appiattita. Non so, farei una... questa altezza qui. Però qua si alza giustamente, perché qua è più basso. Però non posso neanche... se faccio così qua si abbassa troppo. Dipende... dipende come vogliamo fare. Nel senso, io posso pure fare così. Fare così se me lo concede. E da qua riprendiamo da questa altezza. Però comunque non è ottimale come cosa, eh. Vediamo. No, più che robustezza del pennello, dimensioni del pennello un po' più grandi. Da qua non è proprio impeccabile, ma... là perché ci passava il tubo sotto o la metropolitana, credo. E allora ce la possiamo tenere come bordo. Più che altro, magari se arriva qua, arriva piatto questo, più o meno, diciamo che l'altezza un po' più alto qua. No, giusto per fare qualche altra casa. Il fatto è che qua comunque già era salita, quindi non è che riusciamo a gestire granché. Questa è la scuola, la gigioneggiamo così. E vediamo un po'
che riusciamo a combinare. Giusto per farci qualche altra casetta qua nel... No. Che fastidio quando poi te prende l'altezza nella parte un po' più alta. Si può fare un po' stramba come cosa, ma... ci inventeremo qualcosa. Giusto per piazzarci qualche casupola in più, no? Che dite? Qua, come detto, passava qualcosa che credo... forse, però, se è l'elettricità di quello si può anche spostare. Si potrebbe anche spostare. Vediamo che cos'era. Madonna, vado sempre a questo, ho sbagliato. Sì, credo di sì. Che sia l'elettricità di... di questo. Sì, questo lo togliamo, poi vediamo un attimino come organizzarci. Allora, qua come detto c'è comunque il fosso, ci sta, però va bene. Nel senso che... com'è qua la montagna? C'è una cosa... giusto per dare un po' più di spazio e fare qualche casa a bassa densità. Poi si lamenteranno e va bene, però nel mentre qualcosina la possiamo fare. Così. Qua ci lasciamo un po' di... perché comunque la profondità di questa zona è molto più bassa dell'altra, però la strada sta qua sopra, quindi tutto sommato va anche bene, si può fare. Facciamo così. Appiattisci. È la mamma puttana, però. Che cos'è? Gliele fai a strapiombo qua dietro e buonanotte. Oh, vedi? Piano piano. Qui naturalmente c'è un po' di ombra importante. Ma ci può stare. Anche perché comunque c'è una bella zona grandicella. Giusto per mettere un altro po' di case... singole, diciamo così. Poi vabbè, per carità, vediamo pure se c'è la possibilità... fammi vedere una cosa, se c'è qualcosa di interessante. Questo cos'è? Deposito di minerali. Vacca troia però. Il problema è che l'inquinamento va proprio là. Niente. È un problema. È un problema. More challenging sphere of the classical genre. Let us move now from the musical page to the literary. Here we have some perfectly anguishing correspondence from a listener. My dear Professor Hornbuckle, whereas I make no apology for my erudite, modesty demands that I prevaricate against the title. I am but a humble dovrei form, and all my expertise derives merely from a no, life devoted to the gentle arts. Though I do thank you. Allora, qua alcune strade potrebbero essere anche collegate. Non so se qua
Okay. As a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the anguish of my road-weary soul. There now, my good fellow, chin up, as it were. No need to wallow. Troppa inclinazione. Leave that to those. Figurati qua, a meno che. Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit some eccessivo modest desolation. Vedi, qua ce la fai. A housing shortage is driving up prices. Mi abbatti una casa, ma non fa niente. That's right, Glenda. But apparently that's not all good news. We're joined today by an expert Professor Nutbutter. Welcome, Professor. So a housing shortage is bad for the people trying to move here, right? Humans are programmed to desire certain representations Lascia l'incrocio, qual è il problema? Which are entirely apart from the actual rewards. Allora, example, mi fai one final question, Professor. Questa è attività ricreativa all'aperto. By certain metrics, perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistical abstraction and its effect on più the human. Oddio, no, aspetta, più 5 fa cagare. This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you servizi ricreativi estivi on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is attività ricreativa all'aperto. It's worth slowing down. Eccessivo. And if you can plan your riesci a incastrarlo? Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Non servono mica tutti sti campi, dai. Quello va troppo sopra. Madonna, queste attività ricreative, però. Il fatto è che cambia parecchio. Questo è più 20. Yeah. All'aperto, all'aperto, all'aperto. Dov'era la piscina? Era questa la piscina, quella che abbiamo fatto, sì. Servizi estivi. All'aperto. Vabbè, va bene pure così, non è che... Poi l'ultima cosa, mi ci fai un parcheggione? Eccessivo? Credo di sì. Perfetto. Non so in quanti chiederanno casupoline, ma... Facciamo un case qua. Attività commerciali piccolette? Oddio, in realtà non è necessario che siano piccole per le attività commerciali. Tre case me le puoi fare pure qua. E ce vanno. Qua sopra. Qui se vuoi mi fai un negozio. Perfetto, arrangiatevi poi. Ci guardiamo. Tornando a noi, signori, dicevamo, dobbiamo sbloccare ancora un po' di cosette. E avevamo visto in zona ospedaliera, in realtà. Allora, c'è il centro di controllo malattie, lo studio degli agenti patogeni, delle tossine, delle malattie ereditarie e delle relative cure, aiuta i cittadini a riprendersi anche dalle condizioni più gravi. Perfetto. E questo lo piazziamo sempre in questa nuova zona. Di infezione e malattia in tutta la città. Oh, vedi, gli effetti dell'inquinamento scendono. E qui abbiamo lo spazio dedicato proprio qui. È migliorabile questo coso? Non lo so. No, va bene. E poi l'altra cosa che potevamo sbloccare era questo qui, istituto di ricerca sanitario. Si occupa di mantenere i cittadini in salute e li educa in molti modi diversi che comprendono ad esempio lezioni frontali e sfide all'aperto. Vai. Noi ci teniamo alla salute dei nostri cittadini. Meno 10 rischio infezioni e malattie in tutta la città. Meno 10... Ah, l'intrattenimento scende però. Ne paghiamo le conseguenze, ci sta. Un po' fa bene, un po' fa male. Beh, l'intrattenimento scende abbastanza però. Sono anche nuovi posti di lavoro, diciamocelo, diciamocelo. Va bene. Allora, andiamo avanti velocemente, comunque.
Allora, qua abbiamo lasciato queste due zone, se magari servivano per metterci qualcosa di particolare, ma io a questo punto la dedicherei sempre a zona industriale, visto che ce la richiedono. Ok, qui necessitano ambulanze, lì le case, varie ed eventuali. Ok, noi che altro possiamo sbloccare? Allora, c'è il sistema di allarme rapido. E vediamo cos'altro comunque. Aeroporto internazionale. Traffico internazionale dispone di collegamenti ferroviari e taxi integrati e facilita la viaggio. L'aeroporto rende la città più attraente per i turisti e rende più efficienti gli uffici e le aziende commerciali. Interessante. Interessante. È da farsi, è da farsi. Però magari non adesso. Adesso... Oh, il sistema di allarme mettiamo a questo punto. Vai, c'è il sistema di allarme, buonanotte. Poi quello lo mettiamo quando arriviamo al massimo della città. Allora, il sistema di, contiene diversi sistemi di rilevamento sofisticati in grado di individuare in anticipo i disastri naturali che stanno per verificarsi. In questo modo i cittadini possono cercare rifugio o prepararsi in tempo per meno danni provocati ai disastri. Più 360. Ok, mantenimento costa una madonna, però va bene. Credo che lo possiamo mettere ovunque. Questo credo abbia effetto in tutta la città. Lo mettiamo in zone un po' più rosse, che magari... Non so per quale motivo ci siano delle zone molto rosse, ma un sistema di allarme... Lo posso mettere qua, tanto comunque funziona, credo, in tutta la città, no? Vediamo. Sì. Che figata. Oh, guarda come sono tutti felici. Anche lì giù in periferia, perfetto. Il sistema d'allarme sta tarato. Allora, siamo tornati a guadagnare, credo, semplicemente perché abbiamo messo delle case in più, quindi più gente che paga le tasse. E che già si lamentano dell'affitto, incredibile, ancora non hanno costruito e già si lamentano dell'affitto. Ma tu te rendi conto che rincoglioniti questi? Ma io non lo so, veramente. Veramente inconcepibile. Allora. Vediamo un attimino, vabbè, tanto caselle qua ne posso comprare in quantità. Stiamo... Vabbè, compriamoci pure... Compriamoci tutta la montagna qui. E... Voglio provare a fare una cosa a questo punto. Tanto ormai qua sopra... A scavare si è scavato, quindi dovremmo fare... Una cosa del genere. Scusi, prendiamo questa altezza e facciamo così. Ok. Qua dovremmo... addolcire il terreno tra queste due. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Addolcisce però non benissimo. Se io continuo ad abbassarlo... il cazzo. Dovremmo fare qua così. E qua facciamo così a sto punto. Ci veniamo incontro a metà strada e vediamo a che punto stiamo. Quella rotonda era caruccia averla così, però va bene, uguale. Ok. E qua mi... addolcisci il terreno. Ok. Direi che ci sta. La pendenza è comunque sempre molto molto importante, eh? Perché non credo che comunque da
da qua riesca ad arrivarci. A meno che comunque non facciamo un tunnelone. Però potrei semplicemente anche fare una cosa. Non so se riesce. No, eh. No. Volevo fare un passaggio particolare a zigzagone, ma non credo che si possa granché fare a meno che non si faccia così. Molto stretto, un tornante. No. La cosa de montagna. Si può fa? Non è come volevamo farla, ma c'è comunque del margine. Allora, mettiamo un altro po' di robetta residenziale. Poi un altro po' di scacchiera qua sopra. Che fai? Non ce la metti? Quindi qua dovremmo fare... Da qua mi parti in questo modo... Così fin dove arrivi. Se me le riesci a fare parallele sarebbe perfetto. Così in teoria ci siamo. Ok. Da qua a qua parallele dall'altro lato non ci riusciamo, eh. Va bene. C'è posta, c'è posta. Poi vediamo un attimino la situazione. Artigianali questi incroci, ma va bene. Mi ci fai anche una piccola clinica se possibile, piccola clinica di assistenza sanitaria. Me la piazzi qua, così almeno dà una mano ai cittadini che abitano in questi luoghi. Uno e due, no, e anche dall'altro lato, no. Ci può stare. E gli affitti sono alti e va bene, tanto lo sapevamo che questi si lamentano in ogni dove, ma... Problemi loro, problemi loro. Zone commerciali, le mettiamo qua. Perfetto. Parcheggino. A driving advisory has been issued affianco all'ospedale. Due to poor road conditions. Please exercise caution if you must try to stay off the streets until conditions improve. Paio dei parchi. This has been a local public service announcement. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. Okay. You're tuned in to Second Moon, the channel where the classics never grow old. Poi, si potrebbe. Com'era qua il vento? That's right, Jim. This decaying shell is a symbol of the industrial decline. Qua ormai, come detto, ci stiamo, signori. People are being laid off.
The industrial sector is on the verge of collapse, and worryingly, crime is on the rise. Thanks, Kim. Always gotta watch out for crime, not to mention collapsing buildings. We'll have more after this. We're live, base and we're getting qua. Reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you, diciamo così, you poi already know about it. No use reminding. Ci allarghiamo con un po' più di prepotenza, eh? Se non riesco a capire se qua mo sta a tenere così basso o no. Io credo di no. Lo devi fare a questa altezza. Piano piano possiamo aumentare la punta, che poi vedi che ogni tanto te dà te la pizza un po' più alta. Bello, fallo bello robusto. Qua c'è un altro. Guarda che lo rialza. Mannaggia la puttana di Eva. Allora, con questa altezza, senza laggare magari. Oh, e niente. Sì, la lavorazione del terreno è un po' problematica, eh. No, perché quando passiamo là sul... Perché ti prende proprio la punta del mouse, quindi dobbiamo saltare il cavo. Se no ci fa un macello. Beh, qua signori, come detto, andiamo verso altre zone, quindi... Siccome c'è anche il vento che va di là, che fai una piccola zona industriale, non la vuoi piazzare qua? Va fatta. Verso gli esterni della città saremo i migliori amici dei nostri vicini, noi naturalmente. Bene così. Facciamo così. È un po' in salita? Sì. Allora, un attimo che questo me lo puoi togliere, così come i tubi. I tubi, i cavi, insomma. Riusciamo. Quelli poi nel caso li rimettiamo quando abbiamo trovato la zona adatta. Cioè dove c'è un po' di... Dai. Di foresta. E qua appianiamo. Almeno ci sono le stricette che ci fanno vedere dov'è che ci sono cambi di pendenza. La strada va bene, pure se me la incastoni così tra le montagne va benissimo. Ok, direi che ci siamo. Più di questo qua non si può fare. Oddio, in realtà là sì. Scusa, dove... Ah, a voglia, ce n'è sta di spazio. Però non so se... Un po' di montagna magari ce la possiamo anche lasciare, perché sennò... Effettivamente pare brutto. Giusto un pochino che abbiamo distrutto un ecosistema. Ok, qua mi addolcisci un attimino la situazione.
così è un po' eccessivo con sta montagna strabiombo. Ok, qua fammi vedere se abbiamo, scommetto che qua non c'è nessuna risorsa che ci può essere utile. Infatti, giustamente, dove puoi andarti a mettere per fare cose inquinanti non ha senso farle perché non c'è niente. Beh, vabbè. Non fa niente, non fa niente. Allora facciamo... Guarda, mi faccia 6 corsie qui, ma... Credo che convenga fare così. Anche se là... no, è tutto un po'... dovremmo fare da qua... A qua... No... Allora, in teoria questo no, con qualche comando che rimettimi a scacchiera, perché in teoria fare dritti per dritti qua e poi così, che poi ricolleghiamo lì. Tutto sommato. Dai che ce la fai, no? È troppo ripido. Allora, allungami qui col ponticello, vai. Perfetto. E megazone industrial? Direi di sì. Anche se poi un attimo che ci organizziamo anche per zona industriale. Ok, ma... Vediamo anche un attimino di... lo so che ci stiamo allargando, ma lascia fare. Ormai ci siamo allargati. Facciamo un polo agricolo anche, dai. Ok. Perché noi abbiamo... Allora, queste bestiame... Vabbè, queste terre fertili... Come detto, qua sopra non c'è nessun terreno utile, no? No. Quindi possiamo fare vegetazione. Vabbè, qua foresta. Ovunque le pietre, giacimenti. Vabbè, ad animali come stiamo messi, scusa? Un po' in rosso, sì. Rocce no, è l'unica che ci abbiamo. Ok, allora dovremmo in realtà vedere un attimino come... Proviamo a fare... A vedere quanto spazio gli può... necessitare. Allarghiamo un po' le dispiace. Poi vediamo, ci teniamo un po' di spazio. Allora, dicevamo pollame. Ah no, a voglia, voglia. Possiamo fare così. Sì, io cercherei di farle proprio circolari al massimo. Allora, aspetta, questa mi chiede di... Allora, signori, cerchiamo di prendere tutto lo spazio disponibile. Facciamo le strade... Magari esteticamente non è bellissimo rispetto a fare un mezzo cerchio, ma stando da un lato della strada. Però così, a sto punto, riusciamo a sfruttarla meglio. Sfruttiamo meglio gli spazi, nel senso.
Ok. Poi un altro cerchione. Si potrebbe fare qui lasciando uno spazio però là, eh. Allora, la strada tu dove la necessiti? Lì possiamo farla un po' così, dritta per dritta. Magari mi lasci una strada qua che ci potrebbe tornare utile qualora decidessimo di fare altre cose. Dicevamo bestiame. Così? Sì, direi di sì. La strada la fai poco poco più lunghetta. Dovrebbe andare bene. E questo mi fai piazzare l'area di utilizzo, forse. No. Risorse naturali cosa? Scusa. Non me la fai piazzare. E che cazzo. Ok. E quest'altro? Sì. Aspetta che... No, ho bloccato tutto. Allora... Così. Meno un po' di cibari e bestiame. Anche se poi qua ci facciamo la zona industriale, quindi non so fino a che punto sia il caso metterci delle cibari, eh. Però un allevamento un po' intossicato. Vabbè, in un modo o nell'altro bisogna pur organizzarsi, no? Questi allevamenti abusivi. Ok. E ci potrebbe anche stare. Ci potrebbe anche stare. Mi allevi queste bestiole, ma da che lato le vuole qua? Facciamo così. E buonanotte, signori. Almeno qua c'hanno un bel po' di spazio, quindi creiamo anche posti di lavoro, se vogliamo dirlo. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Okay. Has anyone seen my keys? My keys? What? We're on the air? Oh, sorry about that. It's nothing important. I just lost my keys. I'm sure they'll turn up. They're for the brown sedan parked outside. Perfetto. Oh, wait. I probably shouldn't have said that. If anyone finds them, please. Okay. don't steal my car. I mean, the old hornbuckle mobile, please. Good. Here they are. Va bene. Never mind then. Thank you for listening to Second Moon. Signori delle industrie. We're live and we're getting reports about a traffic accident in the city. Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. For our feature story this hour, we're going live to Autobus e cose ci guarderemo, signori, lo dico subito. Perché so che ci vorrebbe una stazione ferroviaria proprio, in realtà anche in diverse altre zone, però. Good question, Glenda. I'm standing outside what used to be one of the busiest stores in the city. Not long ago, it would open its doors to lines of customers 7 days a week. Now the place is shuttered, like most of the commercial buildings on this once thriving city block. And the question on everybody's minds, oddio, qua che cazzo è successo? Thanks, Cam. We'll have more. Aspetta, fermi tutti.
Energia elettrica insufficiente. Madonna, blackout, perché? No, ci deve essere un problema però da qualche parte. Qua si è creato un disguido. Sì. Quello di bottiglia energetico. Qua gatta cicova. E questa poi va di là? Non lo so. Però dovrei fare a questo punto... elettrica corrente a bassa tensione utilizzabile dagli edifici. Credo mi possa servire una di queste. Vediamo, perché non ne sono convintissimo, ma me la colleghi a questa, così magari la smista. Che profondità sta? Non riesco a capire. Ok. Giusto? E... magari facciamo un collegamento di questa qua, possibile? No. Beh, oddio, non so se posso fare magari anche una cosa del genere. Oggetti sovrapposti. Che cazzo si sovrappone? Ah, metro. Proviamo così. Non so se bypassa la situazione o no. Pare di no. No. Sì. No, in realtà sì. Ok, ok, ok. Bene, bene, bene. Rischio, signori, rischio. E... però farei anche una cosa. Scusate. Bilancio mensile, oddio, in che senso? Imposte 141 milioni? Non credo. Tassa industriale. Scusa, quanto pagano le tasse per sfiducia? L'11%. Possibile 122 milioni? Vabbè, non saprei, eh. Però, vabbè, riprendiamo. E in realtà volevo vedere un'altra cosa. Cazzo di manodopera altamente qualificata, vabbè. Sì. Figurate. Scuole, 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 università, capacità, cose del genere, stiamo parati. A vedere come siamo messi. Vabbè, questa zona industriale. Va bene. Allora, qua... c'è del verde, vabbè, ci stanno un po' tutte scuole qua, quindi... questa è piena, questa no, questa sì. Questa non ci viene nessuno. Questa poco e niente. E questa stessa cosa. Quindi in realtà sono le scuole elementari che sono abbastanza piene. Non pienissime, nel senso che si poteva... però vabbè, sti cazzi. No, volevo vedere una cosa lato elettricità. Inquinamento acustico alto, la centrale solare addirittura. Batteria d'emergenza.
Inquinamento acustico. Questo inquinamento acustico tutti alti, tranne la turbina eolica, che però... Che possiamo fare più d'estetica che altro. Non è che abbiano questo grande impatto. Allora, qua come siamo messi comunque a... Ok, a zona... Ci richiedono un po' di... No, questi ce li hanno in realtà, quindi se vogliono possono venire a fare, non rompete i coglioni. Anche le zone residenziali, zone commerciali, zone commerciali. Ce ne chiedono a palate. Noi alterniamo sempre commerciale, residenziale, commerciale, residenziale. Quindi in realtà questa è la zona commerciale. Anche questa. Anche questa. Questa in teoria è uffici, anche se magari... Beh, gli uffici non è che ce ne chiederanno poi milioni e milioni. Magari queste sono pure posti di lavoro, lascia fare. Ok. Fare zona commerciale anche qua se vuoi. Anche se dicono che non ci sono i clienti, ma va bene. Allora. E qua, cioè, mo l'abbiamo fatte queste cose, già si lamentano degli affitti, ma va bene così. Va bene così, va bene. Qua i collegamenti ce li ha solo sotto? Sì, apparentemente sì. Però se ci stiamo... Un collegamentino... Qui... Lo farei. Yeah. Abbiamo abbattuto una casa, non fa niente. Non fa niente. Come detto, qua si lamentano dell'affitto alto. Però affitto alto della serie. Se io ti costruisco dei negozietti, tu puoi andare a lavorare nei negozietti o no? Non so, vuoi un altro posto di lavoro? Il fatto è che se ti metto le industrie ti lamenti perché... Proviamo a fare una cosa, poi nel caso le togliamo. Ti faccio un po' di industrie qua. Giusto se qualcuno vuole venire a lavorare qui, vuole fare cose. Zona commerciale. Tanto questi a livello d'affitti si lamentano e si lamenteranno sempre, quindi... uffici li abbiamo messi lì, non so se metterne pure in altre zone, però onestamente qua non ne costruiscono più, quindi qua non ti fa vedere magari dove che vorrebbero degli uffici, no? Ho fatto dei piccoli uffici in alcune zone qua sotto. Potremmo anche farne altri piccolini, giusto per... Come detto, sono anche un posto di lavoro per magari chi... cerca qualcosina. Vai, ma perché non... Vai. Ok. E dicevamo una cosa che poi non abbiamo più fatto, modificato, attrezzato, è eventualmente una stazione ferroviaria per magari questa zona industriale. Però non so se ne valga la pena. Come se ci impelaghiamo con il treno succede un fottuto casino.
Dovremmo fare un capolinea dei treni merci qua. Io ci provo, ma non vi assicuro niente, ve lo dico. E c'è la strada, quindi già sarebbe un po' problematico. Però noi riusciamo questo da qua. Me lo devi subito far andare. Cioè, il treno muove, andrà sottoterra. Il problema è che da qua, allora, i treni merci mi dovrebbe arrivare. In realtà stava qua la stazione dei cosi. A meno che non mi, me lo vuoi far ricollegare. Un'altra cosa dei treni è questa. Per carità, sono treni merci, quindi non è che. Saprei, perché dovrei fare così, scendere ancora di più per andare molto in profondità. Oggetti sovrapposti, non so a cosa. Si è bloccato? Credo di sì. E la ferrovia era questa, no? Sì. Quindi dovrei ributtarlo. 1, 2, 2. Oggetti sovrapposti. A che cazzo si sovrappone? Al tubo. Ok. 20. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines. E l'abbiamo collegata a quella. On how to plan for these temporary. Quindi in linea teorica. Local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden. Allora, in realtà i cosi merci dovrebbero funzionare indipendentemente da quello che andiamo a mettere noi, no? Watering the lawn and shower with a friend whenever possible. This has been a local public service announcement. How delightful! Another letter from our erstwhile listeners. What's up, honey? Me and my sister love you. Oh, that's nice. Y'all got clarinets. Mo, non so se si può collegare il tutto, ma oh, let me guess. Lineage traced back. Questo è da capire. Legname 3-4 tonnellate. Oddio, però. Veicoli in uso 0 di 16. A raison d'être. Delicious. My sister say, struttura ferroviaria passeggeri a merci. Allora, a merci mi devi fare da qua. Yes, indeed. That must be most. Mi devi andare. Beh, direttamente puoi andare. Questo che roba era? Passeggeri. Nessun accesso ai veicoli da carico. Vabbè, me puoi andare. Direttamente. Dove cazzo stava? We're live and we're getting reports about a traffic accident. Questo. Somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. E da qua me lo vuoi far andare eventualmente anche qui all'aeroporto. If you're in it, you you already know about it. No use reminding you. Poi dall'aeroporto mi può ritornare. Ah, potrebbe anche andare qui in realtà, no? Che cazzo è questo? No, questo è gli autobus. Tacci qua. Potrebbe ritornare qua. Io non so se sta funzionando questa cosa e poi ritorna qua. Ok, e quindi dovrebbe essere...
for example, consider capital. But, merci, treni merci. Is the housing shortage going to make me richer? 55 chilometri? By certain metrics, perhaps yes, in the possibile. Short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistical abstraction. And its effect on the human. Thank you, professor. Probabilmente non ci sono veicoli disponibili, prendo in considerazione di costruire altri depositi. E ci potrebbe stare come idea il fatto che un deposito deposito non è facile, deposito ferroviario, stazione, capolinea treni merci. Qua mi crea problemi se stati là, ma allo stesso tempo dove lo metto, metto se in cula. Sì. Devi mettere un po' così. Facciamo così, signori. Allora, la strada deve arrivare qua, eh? Così. Per forza di cose mi fai. Tanto me fai così. Mi sa che ci sono delle problematiche lato altezza. Giusto? Credo di sì, però lo facciamo. No. No, 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 no. No, 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 no. Ecco come cazzo vuoi fa. Ah, è la Madonna. Qua credo sia discretamente impossibile andare a... ad appianare una certa situazione, no? Problematiche elettriche, va bene. Perché ho staccato qualche cavo? Ho fatto un macello qua con l'autostrada, no? Non è granché facile, non è granché facile. Però almeno la cosa dei treni qua la dobbiamo fare. E io che all'inizio non volevo cambiare per niente la conformazione della mappa, stiamo a fare un cazzo di macello qua. Porca puttana. Beh, solo questo, anche perché poi ci vorrebbe un po' troppo. Ok, almeno qua posso anche fare meno ingobbita la strada. La fai così. Ok. Allora, non ci arriva l'elettricità, mo ce la mandiamo subito. Qua c'è un altro problema di elettricità per sovraccarico della centrale elettrica. Elettricità insufficiente. Centrale elettrica non riesce a produrre una quantità di energia adeguata alla domanda attuale. Però solo là c'è un problema di elettricità, è questo che avevo messo io. Ok, altri colli di bottiglie energetici. Che cazzo.
fare altri di questi. Devo provare a vedere se riesco a fare così. Questi stanno ancora sopra i cavi? Sì. Ah, cazzo. Vediamo se va la corrente pure qua. E da qua la smista un po' da quest'altro là. Dobbiamo cercare di... Perché quella è tutta la corrente che arriva dalla... da questa zona qua. Perché giustamente tutti qua, se passano tutta la stessa zona, naturalmente si crea un eccesso, diciamo così. E altra cosa, questa, vabbè, questa me la levi, che era quello che avevo fatto prima. Non lo so, lo dovevo rispostare qua, ma mi sono dimenticato che ce l'avevo già. E l'elettricità te la posso portare. Allora, in linea teorica ti dovrebbe arrivare dalla strada. Se non lo fa, c'è un problema. In teoria. Ok, stessa cosa per e fogne. E fogne, 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 me fai. Questo che mi si ricollega sempre qua. Dai. Oggetti sovrapposti, che cazzo si sovrappone? Perché giustamente l'autostrada non porta qua. Ok, qua si dovrebbe collegare. Scarico e famo pure acqua pulita. Ma così sovrappone. Non lo sapremo mai. Tutto ciò naturalmente poi non riusciremo a collegare i treni qua, però questo è un altro dettaglio. È un altro bel dettaglio. E qua dobbiamo fare pure un incrocio, mi sa. Vabbè, al deposito possono fare pure singolo, però, eh. Se stanno questi, come ci arrivo io là? Così passa? No. Neanche se vado più in profondità, eh? Come cazzo fa a essere sovrapposta all'autostrada, che l'autostrada sta sopra? Gesù Cristo. No, non credo che riusciremo mai a collegarlo. No. Non credo. Si sovrappone. Sì, c'è l'autostrada che gli crea sta problematica. Lo è così? Faccio un... No. Vabbè, signori, vediamo la prossima volta. Perché tanto sti cosi... Ma perché gli fai il buco così? Ma fai il tunnel come hai fatto qua. Scusa, che differenza? Perché qua lo devi fare in superficie? Perché è singolo, dite che... No, perché è singolo, non te può fare sottoterra. C'è una prova. Eh no, vedi, sovrapposto ma ignobilmente, perché quell'altro ci va sotto. Allora, facciamo una bella cosa, scusa, eh. Quello ci passa, no? Facciamo così.
Se la curva non è eccessiva. E me la rifai così la curva. Me lo colleghi a questo. No, a questo me lo devi collegare. Non mi puoi dire che non va bene. Quello sta sotto. Collegamelo a questo qua sotto. Curva troppo stretta, uguale quella. Non è vero nella vita. È dritto. Ok. Vabbè, al deposito ci vanno. Poi ci guarderemo un attimino, eh. Questo mette più binari. No, non ci servono più binari. Tanto non riusciamo mai a gestirli. E... va bene, va bene. Io non sono convintissimo di questa situazione, ma va bene così. Trasporti pubblici veramente per me bocciatissimi in ogni dove. Però va bene, signori. Siamo a 152.000 abitanti. Chiedono zone commerciali e ci può stare. Ci può stare, anche se ce ne stanno qua una madonna di zone commerciali. Quindi eventualmente continuiamo a buttarle qui. Facciamo una sì, una no, una sì, una no. E anche se apparentemente non basta con questa proporzione, non saprei. Magari facendo più zone commerciali poi arrivano pure più cittadini a costruire case. Questo non lo sappiamo. Noi intanto gli diamo il terreno. Poi se vogliono si organizzano. Facciamo stessa cosa qua, così almeno già stiamo parati coi terreni. E... a posto così. Va bene, va bene. Sì, diciamo che stiamo belli carichi. Stiamo belli carichi. Signori, a questo punto direi di salutarci qui con questo episodio. Come sempre lasciate like e condividete per supportare il canale. Spero che il video e la seriozza della nostra maccagnosa vi stia piacendo. Oggi abbiamo fatto comunque altri disastri geologici qui in realtà. Ma va bene così. Va bene così. Questi lavorano, ci manca la mano d'opera, ma non... si attaccano al cazzo, nel senso, la manodopera ci sta, forse non riesce semplicemente ad arrivare lì perché c'è un po' di problemi, però la città sta diventando veramente molto molto grande, un po' ingestibile poi. Però ci sta, ci sta. Ragazzuoli, ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Quel Taleale.